Maria Sole e Enrico, torniamo con la rubrica Psiche. Vogliamo parlare oggi degli adescamenti online. È un fenomeno in crescita, purtroppo. Sì, purtroppo sì. Il vecchio Blue Whale, Jonathan Galindo, purtroppo sono fenomeni che sempre di più si ripetono e diventano sempre più frequenti, colpendo purtroppo sempre più giovani. L'ultimo ragazzino aveva 11 anni. E purtroppo questo è da attribuire all'eccessivo uso di internet che fanno in maniera incontrollata. Il controllo dovrebbe essere costante, ma è difficile, sì, anche controllare. È molto difficile, perché oggi i ragazzi sono sempre più abili e più furbi. Esistono sistemi che permettono ai genitori di controllare quelli che sono i loro accessi in rete, tutto quanto quello che fanno, ma oggi i ragazzi sono in grado di aggirarli, di toglierli. Ci sono anche bambini di 3-4 anni che sono in grado di togliere il parental control, e purtroppo in questi casi diventa sempre più difficile. Ma un'altra problematica è relativa al fatto che molto spesso i genitori sono convinti del fatto che i loro figli mai potrebbero farsi prendere in giro, oppure potrebbero fare una cosa del genere, e tendono ad abbassare la guardia. Questo perché magari sentono che loro controllano abbastanza, o che i figli sono abbastanza maturi da non lasciarsi prendere in giro, da non cadere in questi tranelli, ma questo raramente in realtà è vero. Tutti sono potenzialmente in pericolo e tutti corrono questo rischio. Il controllo deve essere costante, deve essere sempre presente, anche a rischio di esagerare. Meglio esagerare che trovarsi di fronte a queste difficoltà. Ed è importante anche parlare costantemente con i figli di tutto quanto quello che gli succede, fare attenzione ai loro stati d'animo. È normale magari poter vedere un adolescente che è triste, annoiato e apatico, però bisogna capire cosa c'è dietro a questa tristezza. In molti casi magari i genitori non si rendevano conto che i figli erano vittima di questi giochi crudeli, perché non era cambiato molto in realtà a livello del loro umore, perché come dicevamo può capitare, anzi è molto comune, che un adolescente si presenti apatico, che non abbia voglia di parlare con i genitori o che passi molto tempo al computer chiuso nella sua stanza. Ma cosa spinge questi giovani, o meglio questi adolescenti, ma anche delle persone anche più adulte ad affidarsi così tanto ad internet? Ma in realtà io credo che inizi come un gioco, come una sfida da fare con i compagni, perché magari si sfidano a vicenda ad intraprendere questi percorsi pericolosi, il gusto del pericolo. E poi per alcuni diventa una cosa che è difficile da gestire, fino purtroppo a conseguenze anche drammatiche. Come sempre, noi non vogliamo dare soluzioni, ma solo qualche consiglio. In questo caso? Ma in realtà il consiglio è quello che diamo più spesso: parlare con i figli e cercare di monitorare tutte quelle che sono le loro attività, anche magari in maniera discreta, cercando di non invadere eccessivamente quella che è la loro privacy. Ma controllare è fondamentale. Non bisogna considerarsi mai dei supereroi, come quelli lì magari che dicono che non potrebbe mai capitare a me di dimenticare il bambino in macchina. Se esistono dei dispositivi che permettono di stare più sicuri anche sotto questo aspetto, non bisogna considerarsi infallibili, ma magari adottarli.